si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro imputati per il reato di appropriazione indebita le indagini dirette dalla dottoressa Sabrina Oduò, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ed eseguite dai militari della Guardia di Finanza dello stesso capoluogo. L'inchiesta praticamente è stata avviata dalla Procura di Milano a seguito di una segnalazione della Consob che attraverso il nostro nucleo valutario ha fatto dei primi accertamenti e ha rilevato praticamente l'illecita raccolta di denaro da parte di un soggetto con la compiacenza di altre persone. Tra gli imputati vi è anche un soggetto residente a Milano, amministratore delegato di un istituto bancario presso il quale confluivano le somme raccolte dagli altri tre imputati per essere investite sui mercati finanziari. Gli accertamenti svolti hanno consentito di segnalare all'autorità giudiziaria la condotta di tre soggetti nella provincia di Rovigo che, sebbene privi delle autorizzazioni della Consob, attraverso un sito internet, quindi operando a distanza, raccoglievano la maggior parte del risparmio per poi fare questi investimenti, appropriandosi anche indebitamente per fini personali, attirando in tal modo numerosi clienti che hanno affidato loro delle somme per un valore accertato di 18 milioni di euro che non sono state più restituite. A seguito degli approfondimenti investigativi sono state identificate numerose persone offese dal reato che hanno presentato ufficialmente denuncia querela o che si sono costituite parte civile nel procedimento penale. Le indagini, oltre a far emergere l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria e l'appropriazione indebita, hanno tra l'altro consentito di verificare che gli indagati pubblicizzavano addirittura su internet l'organizzazione di corsi di trading online. Il corso prevedeva un ciclo di 10 lezioni per vedere come opera un trader professionista su valute, future, azioni e materie prime. I finanzieri, infatti, nel rispetto del ruolo di polizia economica e finanziaria, hanno applicato nel caso in esame le norme che prevedono la tassazione dei proventi illeciti. A seguito del nulla osta rilasciato dalla dottoressa Duò della Procura di Rovigo, l'attività investigativa è stata completata con la constatazione dei proventi del reato che sono stati proposti per il recupero a tassazione.